in sostituzione di Urbino se e quando quel ducato sparirà. Il duca muore una trentina d'anni dopo, nel 1631. Roma rispetta il patto. Urbino e tutto il ducato passa alla Chiesa. San Marino no. Di Tante è rimasta solo la sua bandiera. Nel frattempo i sammarinesi hanno proceduto ad una ricognizione delle ossa del santo. Poi hanno adornato le reliquie con una corona regale, simbolo di sovranità. E ci hanno scritto ben in chiaro che è il santo, l'autore, il fondatore della loro libertà. Nessun cardinale o papa, in epoca di controriforma, può togliere la corona ad un santo. San Marino adesso è in balia di Roma. È un paesino come tanti, aggrappati ancora ai monti, come nel Medioevo. È poco più di una municipalità dentro lo stato della Chiesa, una minuscola autonomia senza difese, senza protettori. Non si arrende, gioca un'ultima carta, scavalcare lo stato della Chiesa e farsi conoscere al mondo. In Italia, in Europa, ovunque, duchi e granduchi, principi e marchesi, baroni, re ed imperatori, dappertutto la cappa dell'oppressione e dell'assolutismo. Un po' di chiarore in Olanda, appena un barlume verso Venezia. A Venezia si viene a sapere che, su un cocuzzolo dell'Appennino, dentro lo stato della Chiesa, c'è una comunanza d'uomini montani che la Repubblica amministrano né servono ad alcuno. Gli scrittori, i giornalisti dell'epoca, riprendono la notizia in polemica contro gli assolutismi. La colorano di libertà e democrazia. La gonfiano fino al mito della città felice. La notizia esplode in quel mondo dominato dagli assolutismi. Supera le Alpi, Francia, Olanda. Dall'Olanda è rilanciata per tutta Europa assieme ad una veduta che, col suo realismo, ne rafforza l'interesse e la credibilità. Qualcuno incuriosito verrà a vedere, a verificare. Fra questi l'Edison, scrittore inglese degli inizi del Settecento. La trova davvero, quassù, una scintilla dell'antica libertà, fra la gente, fusa coi sentimenti della fede. Il santo, egli nota, è al centro dell'altare maggiore. Chi offende il santo è punito alla pari di chi bestemmia Dio. Si parla e si scrive di San Marino. San Marino prende posto stabilmente nel cuore e nella mente delle genti. È fatta. D'ora in avanti c'è l'Europa, il mondo a vigilare su San Marino. Lo si vede poco dopo, quando Roma decide di sopprimerlo. Manda il cardinal Alberoni. Soldati, astuzie giuridiche, pressioni religiose non bastano a sottomettere i sammarinesi. Le loro grida oltrepassano lo stato pontificio. Parigi, Madrid, Vienna intervengono. San Marino riacquista la sua autonomia. È il 5 febbraio del 1740, giorno di Sant'Agata, da allora compatrona della Repubblica. Il mondo si prepara alle rivoluzioni. Un San Marino già Repubblica sembra aver anticipato quelle rivoluzioni. Anche Napoleone lo vede così, quando viene giù per la penisola nel 1797 come un terremoto. Davanti a San Marino si ferma e lo addita modello di repubblica e di libertà. Offre addirittura ingrandimenti territoriali, un ingrandimento fino al mare. San Marino, prudente, rifiuta. Travolge tutto Napoleone, sconvolge tutto e prende ovunque ciò che vuole. Cambia e ricambia la geografia politica, anche le antiche repubbliche, Lucca, Genova, Venezia, tutte soppresse. San Marino no, fa eccezione.
rimane. E rimane Repubblica anche quando, tradendo gli ideali della rivoluzione, pure lui, Napoleone, si metterà sul capo una corona. Per San Marino, egli è il gigante buono. Lo protegge, lo coccola con sproporzionate offerte di doni. Lo fa crescere, fino ad elevarlo concretamente a Stato, fino a creargli un posto fra gli Stati, con scambio di ambasciatori e firma di trattati. Il Nemini Teneri ha per la prima volta il riconoscimento dei popoli e delle nazioni. Napoleone passa. Il congresso di Vienna rifà da capo la cartina d'Italia. Non si occupa di San Marino. Non ce n'è motivo. San Marino è di nuovo dentro lo Stato Pontificio, in una penisola di nuovo Arlecchino. Ma ormai ci si avvia l'unificazione. L'unificazione la vogliono i liberali, parte dei quali si batte per un'Italia unita, sì, ma democratica e repubblicana. La simpatia di quei liberali esplode nel 1849, quando Garibaldi, il loro eroe, inseguito dagli austriaci, entra in San Marino con un migliaio di reduci della Repubblica Romana. Ed è subito circondato da 10.000 soldati, ben armati, ben comandati. Non c'è scampo, o resa incondizionata o battaglia. I sammarinesi si mettono in mezzo come mediatori, bloccano le parti. Poi, nottetempo, fanno scappare Garibaldi, sua moglie Anita e gli ufficiali più compromessi ed aiutano con cure, vettovaglie, danaro e salvacondotti gli altri rimasti intrappolati. La riconoscenza di Garibaldi e dei liberali democratici sarà decisiva per San Marino, unitamente alla protezione della Francia, alla cui guida c'è di nuovo un Napoleone. Infatti Cavour, per unificare la penisola, si serve proprio di loro, Napoleone III, Garibaldi e i liberali. Non può scontentarli. Cavour, quando passa qui, sotto il Titano, con i suoi piemontesi, nel 1860, San Marino lo lascia indietro. Sul Titano riprende un fiato, poi subito a chiedere all'Italia appena formata la stipula di un trattato, cioè un riconoscimento di sovranità. Arriverà quel trattato nel 1862, dopo la morte del Cavour, quando al governo c'è Rattazzi, il quale di nuovo ha bisogno di Garibaldi e di Napoleone. Oramai San Marino è una realtà politica accettata, riconosciuta. Ottenuto quel primo timbro, ne cerca altri, oltre Alpe. Ogni trattato, la materia non importa, costituisce riconoscimento di sovranità. Ce la fa dopo 40 anni. Materia, estradizione dei delinquenti, dapprima con la Gran Bretagna, poi con l'Olanda, Belgio e Stati Uniti d'America. Nel 1908, altro passo. È accettato nell'Istituto Internazionale d'Agricoltura, per la prima volta in un organismo internazionale. A partire dal 1971 nomina ambasciatori, entra poi nel Consiglio d'Europa. Ha già un posto nella CSCE. È membro dell'ONU, il più alto consesso di tutti gli stati del mondo. Sta scritto: tutti i paesi membri sono uguali nel diritto, indipendentemente dalle dimensioni e dalla collocazione geografica. È questa la più alta affermazione del Nemini Teneri, l'idea di libertà, concepita sul Titano, nel silenzio dell'isolamento da un pugno di montanari, accanto al sacello di un santo, nei primi secoli del Medioevo cristiano, e poi difesa con ogni mezzo e verso tutti, fino ad avere il riconoscimento di tutti.